Che cosa c'era nei fusti ammassati nel porto di Beirut? L'ingegner Fortunati fece alcuni test a campione e soprattutto raccolse le bolle di accompagnamento della Jelly Wax. Quali e quante scorie c'erano a Beirut? Un totale di 2.375 tonnellate, divise poi in 14 categorie. La maggioranza era materiale solido, c'erano però anche materiali pastosi, fangosi e anche liquidi. Erano materiali particolarmente tossici? Ma guardi, alcuni sì, c'erano dei residui di ricerca, di analisi, c'erano dei solventi, c'erano delle, non so, perfino c'erano i residuati di bonifica di un cortile dove erano state fatte le travasi di materiale contenenti delle piccole quantità di ossine. Nei giorni in cui la Eden Fiber è nata all'Esina, diverse persone si mettono in contatto con l'agenzia di Termoli a nome della società armatrice. I contatti via Telex portano un albergo di Cipro, le telefonate portano in Italia. Uno dei rappresentanti dell'armatore dice di chiamarsi Yok. Si trova in un albergo di Milano, stanza 104. Un altro si identifica come comandante Christos. Risponde a un numero di telefono di un'agenzia marittima di Marina di Carrara. Carrara. Proprio dal porto di Carrara, l'11 febbraio del 1987, era partita la nave Lynx, carica di 2.400 tonnellate di rifiuti tossici della Jelly Wax, quelli che poi finiranno in Libano. Il cerchio si chiude. Che il Gargano sia stato usato come discarica sottomarina negli anni 90 è ancora solo una voce. Una conferma sembra arrivare in una notte di fine inverno del 1998. Il motopesca di Manfredonia, Orca Marina, è fuori per una battuta a strascico, 12 miglia al largo di Vieste. Che è successo quel giorno? Niente, abbiamo calato, andavamo in pesca, mi sono andato a mettere giù, stava il comandante a timone. Quando dopo un quarto d'ora eravamo in pesca, ci siamo sentiti tirare la barca da dietro e si è capovolta. La persona che stava giù la prua insieme a me, Troiano Cosimo, non è riuscito a salvarsi perché la pressione dell'acqua che entrava nella barca non riusciva a spingere lo sportello per uscire fuori. Come ha fatto la barca a ribaltarsi? Si è capovolta in 2 secondi, cioè non è che è andato man mano pian piano. In 2 secondi, proprio veloce. Abbiamo avuto il tiraggio da dietro, siamo sentiti tirare da dietro e si è capovolta la barca. Il comandante dell'Orca Marina è stato processato per quel naufragio e per la morte del fratello, Cosimo Troiano, ma è stato assolto. Una perizia di parte ha stabilito che probabilmente la forza che ha determinato il ribaltamento del natante è stata dovuta ad un incaglio di una rete da pesca in qualche oggetto sul fondo che in quelle zone è sabbioso. La rete dell'Orca Marina si è incagliata su un oggetto sul fondo. Questo stabilisce la perizia del consulente di parte, Guido Capurzo, perizia sostanzialmente recepita dal tribunale. Cosa diceva? Qual è il motivo del ribaltamento del peschereccio? Che secondo me è stato ribaltato perché ha avuto un divergente si è inceppato sul fondo. Ma sul fondo cosa c'era? C'è un ostacolo, sul fondo c'era un ostacolo. Ecco. Poteva essere una scogliera? La scogliera non penso, perché in quel punto non ci sono scogliere, non è possibile che c'è uno scoglio là. È tutto fango, secondo me, secondo la mia perizia, poteva essere su un container che era parzialmente insabbiato. La Marina Militare è intervenuta con dei mezzi tecnologicamente avanzati, ricordo bene un robottino con delle telecamere, che però non ha potuto accertare la presenza di alcun ostacolo sul fondo. Tuttavia non sono state trovate neanche le reti e altre dotazioni di bordo. Ma perché poi quando vanno i sommozzatori della Marina non trovano nulla sul fondo? Che dopo 3 mesi sono andati i sommozzatori. Dopo 3 mesi. È possibile interramento di un grosso oggetto sul luogo del sinistro. In quei mesi è possibile che la sabbia, il fango del fondo abbia coperto il container? Sì, è possibilissimo, sì. Ogni peschereccio di Manfredonia ha la sua mappa elettronica. Dall'accuratezza delle informazioni dipende il buon andamento della pesca.
ma da quella cartina dipende soprattutto la vita. E su quelle mappe i cassoni, i container pieni di rifiuti ci sono. Cosa siete di terra lì? Qua Vieste. Per Vieste? Oh, qua sono tutti i cassoni questi qua. Sono container questi qua.